il cacciatore e il cacciato. Because the roles are here. Perché i ruoli ci sono. Okay. So let's slow it down. Quindi rallentiamo tutto. Okay. No, I'm gonna let them process it. Devono elaborare adesso. I'm gonna let them process it instead of bringing all the voices. Everybody else notice the two parts inside of you. E voi gli altri invece notate le due parti dentro di voi. The hunter and the hunted. Il cacciatore e il cacciato. They are both there inside. Okay, sono entrambi questi ruoli dentro di voi. Okay. So let's just take a moment. So I'm gonna come over here. So what is the thing for you that causes you the deepest pain? Che cosa ti fa soffrire di più? Around this. Su questo argomento. The thing that is just, you la just kind of go, I just... Non capisco come non vedono, non capisco. So if you think about not them not seeing, but you think about you yourself. No, pensa solo a te stessa. What is the thing that causes you the biggest pain? About this topic. Ciò che ti addolora di più dell'argomento. Questa vedo morte, non posso fare niente. I see death and I can't do anything. Thank you. Okay. Grazie. So there is a part over here. I'm gonna help you. You're doing great. That says, you know what? I sometimes I know there is wisdom in death. C'è una parte che dice so che c'è saggezza nella morte. I'm gonna see if I take it further. But sometimes I think it's death for death. Ma a volte penso che la morte sia solo morte. Sometimes I just don't understand it. E a volte non la capisco. I just sometimes feel like too many of us die for no good reason. A volte ho la sensazione che troppi di noi muoiono per nessun buon motivo. Yeah, there is something in me when these meaningless deaths happen. C'è qualcosa in me quando ci sono queste morti che non hanno senso. That I feel so much anger. I feel like it's an injustice. Che provo tanta rabbia che è proprio ingiusto. Yeah. Just notice if you can understand this point of view, even if you have a different experience. Vedi se riesci a comprendere questo punto di vista anche se hai un'altra esperienza. So now let's come over here and try to go deeper for you. What is the thing for you that you are trying to nourish and just accept? E tu cosa stai cercando di accettare? Io sono d'accordo. A volte le cose sono folli e non c'è nessuna ragione perché avvengano. Ma io non posso sopportare di scontrarmi con delle ideologie, con delle cose che non è giusto fare. Cos'è giusto? Cos'è non è giusto? Chi lo decide? Quando lo decide? Come è possibile deciderlo? E questo è quello che io non sopporto. E questa cosa, io non posso. Io vivo, giorno dopo giorno, mi devo adattare a questa cosa. E le ideologie non le sopporto. Per la legge è giusto. Quello che pensiamo noi è giusto per la legge. Yeah, let's. Let's hold this here. Let's just hold the role because okay. They can go deeper right now. Perché loro possono andare più a fondo. So, if you think about ideology, do you feel sometimes ideology has killed a part of you? Hai la sensazione che l'ideologia ha ucciso una parte di te? Nel bene e nel male. In the good and in the bad. So that's. I think if you can just notice why. This side feels like that. Quindi se riesci a capire perché questa parte si sente così. Because I feel ideology is part of the problem. Perché credo che l'ideologia faccia anche parte del problema. Io sono pronta a sederci, sono pronta a discutere con te se condividiamo un terreno e se ci sediamo allo stesso livello, dove tu non insegnerai niente a me, io non insegnerò niente a me. Non mi piace questo atteggiamento, è finito. Finito. Non voglio che tu mi dica che non hai niente da insegnarmi. Ognuno di noi ha qualcosa da insegnare all'altro. E questo è il punto. Io voglio capire cosa io posso insegnare a te e cosa tu puoi insegnare a me. Both. Okay. Both. Cosa tu puoi insegnare a me? Questo non mi è. So notice. So the way to do it now is. Just go and stand next to her. Okay, puoi avvicinarti a lei. Yeah. Just notice how it is to stand here. Just
both of you looking at that side. Just for a minute. Well, and in your case, let's go over there. Okay. Osservatevi nei ruoli opposti. Just notice what it is to be here. Somebody that has this kind of inherited way that comes from the land. Questo modo un po' ereditato, no? Che arriva dalla terra. Just fanno quasi paura queste persone. This kind of people scares me. Thank you for saying that. This kind of people scares me. Because there is something very, probably, there must be something that is scary about it. Ci deve essere qualcosa evidentemente di che fa paura. What is it? Che cos'è? Cosa ti spaventa? Chi sono? Is it like Who are they? What do they want? It's like that is they come from a long heritage. È come se provenissero da una. There is a lot of rank here as well, isn't it? Eredità, a lot of power. Molto potere, tanto rango. That years of of generations. Generazioni. Here. Yeah, here. Yeah. Can you feel it? Yeah. It's more powerful. Yeah, but there I feel. Lì sento come. And here it's scary. Sì. Okay, just notice that. How is it for you to be? Ho paura, bisogno di usare uno scudo, bisogno di difendermi, ho bisogno di proteggermi. Ho paura. I need to defend myself. I'm scared. I like need something to defend myself. You notice that here, this side, standing here, it's scary to look at them. Stando qui fa paura guardare a loro. You see? So there is something about how much power there is there. Quindi even though proprio nel potere. It looks like originally they were powerless. Anche se inizialmente sembrava che avessero potere. All the invasion comes and they look powerless. Però l'invasione arriva e sembrano senza potere. But actually they have a lot of power. Ma in realtà hanno molto potere. I feel powerless. No. Yeah. Yeah. That's right. Here it looks it's not so comfortable to come and try to intervene. È scomodo stare qui, è scomodo, non è comodo stare qui e cercare di intervenire. It's not easy, non è facile. Can you see? Do you remember the topic about when to intervene and when not to intervene? Ricordate l'argomento di quando intervenire e quando no? It's now here. Adesso ci vediamo. You see? It's not easy to this side, it's not easy. Non è facile stare su questo lato. Either. Perché siamo pochi. Because we're few. Different things, different modes, different reasons. Diversi motivi, vai. Sono una grande maggiorità. Guarda i terreni intorno qua. I terreni sono gialli in questo momento. Different reasons. 80-90% dei terreni sono gialli, sono morti, sterili, senza batteri, senza animali, senza niente. Different reasons. In vari motivi. Different reasons. But so what I just want you to notice is this, yeah? So with this information that you have now about each other, con questa informazione che avete adesso l'uno change dell'altra, roles again. Cambiate di nuovo ruoli. And see if you can communicate with her now in a way that is less scary. E vedi se riesci a comunicare adesso con lei in un modo che fa meno paura. If you can say something to that side in a way that supports them to feel less afraid. Se riesci a dire qualcosa. Because now you know that side is afraid. Perché adesso che sai che quella parte ha paura, se riesci a formulare qualcosa in un modo che non faccia paura. How can you help them? Vieni in casa, vieni, ma senza giudizio. Vieni, senza niente addosso. Vieni, io aprirò casa mia se tu verrai in pace. Well, come to my house. Wow. But you need to come without judgment. Wow! How did that sit in you? How did that sit? Come è stato per te? Different, huh? Diverso, eh? Moving. Toccante. So if you don't just invite her, but show it with movement. And show? Show it with movement. Mostraglielo con un movimento, non la invitare solo a parole. Better, eh? Yeah. Yeah. Right. Yeah. Yeah.
Yeah, you want to invite me? That's right. Beautiful. Now, what's the key? What was the beginning of an encounter? We don't have yet the solution, but what was the beginning of contact? Allora, non abbiamo ancora la soluzione, ma qual è stata la chiave, l'inizio del contatto? Just hold. You are working with a systemic issue as individuals, thanks to the way it came for everybody. State lavorando come individui su un problema sistemico mondiale, grazie appunto al tema. So just a few. What was the key of the beginning of an encounter? Quindi, qual è stata la chiave dell'inizio dell'incontro? La comprensione del potere che aveva ogni posizione. That was one of the keys. Quella è stata una delle chiavi. That. One at a time. Una alla volta. So one key was understanding the level of power. Quindi una chiave è stata comprendere il livello del potere. Anche mettersi nello stesso livello, nello stesso livello. To place themselves on the same level. Put themselves on the same level. That was very important to understand each other's shoes. Mettersi nelle scarpe l'uno dell'altro, no? Okay. What else? Che ha dimostrato la propria vulnerabilità. Ho paura, ho paura. La cosa che veramente ha cambiato è quando io ho sentito che loro lì hanno paura di noi. Non l'avrei mai immaginato. Sentire la paura lì ha cambiato tutto. And when you felt the fear there, it changed, didn't it? E quando tu hai sentito anche la paura, no? È cambiato tutto. A golden rule is to have enough fluidity. La regola d'oro è avere abbastanza fluidità. To be able to go into the other person's shoes and feel deeper than the content. Per entrare nelle scarpe dell'altro e sentire più a fondo rispetto al contenuto. Then you come back to your own position. Allora torni poi nella tua posizione. And your own point of view. E il tuo punto di vista personale. With new information of how to relate about the, with the other side. Con nuove informazioni su come relazionarsi con l'altra parte. Yeah. So that was a very important part. And the other thing is feelings. Not to marginalize the feelings. It was great when they came through different people, feelings that were pushed aside. E l'altra cosa è non marginalizzare i sentimenti, no? È stato importante quando è entrato Jenny o sono entrati altri con i sentimenti. Non bisogna marginalizzarli. There is a fine line between feelings and abuse, though. Ovviamente c'è una linea di demarcazione molto sottile tra sentimenti e abuso. So we need to learn to go deep into the feeling, not just into the emoting. E quindi bisogna imparare ad entrare nel profondo dei sentimenti not just the reaction. E non la reazione. Okay. Non tirare fuori le forze. It's sometimes there is no rules, please don't. Non ci sono regole, vi prego, non pensate che sia process regole. È un of processo, awareness. È di consapevolezza. It's process of awareness. Seguito, it's perfect. It's a group process. È un processo di gruppo. We need to welcome the diversity. Si accetta, no, la diversità. Però cioè, quando vengono questi sentimenti così forti, come quello di Jenny, come quello di Sue, there's like an escalation. That's right. That's right. It's an amplification. Certo, è un'amplificazione. That's part of a group process. You need to allow the amplification of repressed emotions. Bisogna permettere a queste emozioni represse di amplificarsi. Come si può gestire? How do you manage them? Yeah, that's a long-term training. Quella è una formazione a lungo termine. You have to. But the first thing is important for them to express the feelings. It's a long-term training. No, è una formazione. The first thing is that you as a facilitator are not afraid of intensity. Innanzitutto tu come facilitatore non devi avere paura dell'intensità. You need to know how to deal with your own intensity. Devi sapere come gestire la tua stessa intensity intensità. Is not bad. Sometimes it needs to come out. L'intensità non è negativa, a volte deve uscire. But if you let intensity come out and lose your meta position, ma se permetti all'intensità di uscire, poi perdi la tua meta posizione. If you become intensity, e se tu diventi intensità, no longer see the world, e non vedi più il mondo. Then you go into an extreme state. Entri in uno stato estremo. Però
and you lose awareness. E perdi consapevolezza. My job as a facilitator is to support intensity and keep awareness. Il mio lavoro and come slow it down. È permettere l'intensità, rimanere consapevole e rallentare il tutto. Però, per esempio, ci sono dei processi, no? L'odio, le cose vengono, ci rubano la casa, e i figli, no? Ci sono la sicurezza. Yeah. Why not? È come se tutte queste... as if these feelings were used to exploit the other or the situation. As if the level actually changes. So it becomes an emergency, a matter of life or death. Sometimes it's like that. So the ability to be impartial is lost and everybody just goes crazy. That's why I'm here. Ecco perché io sono qui. Sono qui per questo. As a facilitator. Come facilitatore. But if you want to learn to be a facilitator, you need to learn to facilitate those emotions. They are part of life. Se vuoi imparare ad essere un facilitatore, devi imparare a facilitare quelle emozioni. Did you all see what I did when they started to escalate? Avete osservato cosa ho fatto quando I allowed it to escalate. Io ho permesso che tutto scaldasse. Ma poi not cosa ho fatto? Long. Dopo pochissimo. I brought you back. Vi ho riportato. Yeah, with emotions, with feelings, in consensus reality, that is, I hate you, I hate you, I hate you. Con le emozioni e sentimenti nella realtà del consenso, quello io ti odio, ti odio, ti odio. I go deeper into dreamland, that is, before hate there was hurt. Entro ancora più a fondo nel regno dei sogni e prima dell'odio c'era la ferita, c'era la sofferenza, il dolore. Deeper than hurt, there is care. E ancora più a fondo della ferita c'è la cura, il voler prendersi cura. I get escalated because I'm trying to care for something I'm desperate. Diventa sempre più esasperato perché io stessa sono disperato. I lose the ability to tell you about my care. E devo trovare l'abilità per parlarti di quello che mi sta a cuore. Then you care. When I care about di quello che mi sta a cuore. So it comes out as anger. E quindi esce come rabbia. My job as a facilitator is to help you go deeper, to go into the depth of your care. And il mio lavoro come facilitatore è quello di entrare sempre più a fondo. But you cannot marginalize anger all the time. E non si può marginalizzare sempre la rabbia. Che ci sia una persona che ha quel ruolo e quel rango capace di dire adesso calm down, perché sì, all'interno di questo processo cioè lei dice io ho calmato okay, perché e noi l'abbiamo ascoltata. And you go, you need to guys go slower for me. Dovete andare più lentamente, però è troppo veloce. Rallentate, parlate più piano in italiano. And then I won't get it and I won't be able. Se parlate più lentamente, lei riesce a capirvi direttamente in italiano. Quindi, okay. Nell'ambito di questo processo sei riuscita a calmarci perché tu noi riconosciamo un ruolo, cioè right. Il ruolo di dire adesso calmatevi, se state tranquilli. In un processo in cui manca questo ruolo, tutti continuano and a gridare. And everybody just continues to yell. What cioè, you do? Cosa succede? That's why this world maybe doesn't need more leaders, but more facilitators. È per questo che questo mondo ha bisogno forse di più facilitatori e meno leader. Because this is how you work with diversity. You learn to facilitate. Perché è così che si lavora con la diversità. Impari a facilitare la diversità. In order to be able to sustain intensity, like this was for me very little intensity. Questo per me era quasi nulla come intensità. Questo era nulla per me. Little. I have worked with people with knives. Ho lavorato con persone con coltello in mano. This is nothing. Questo non è niente. But in order to work with this, you need to work with your own rank, your psychological rank. E per poter lavorare in spiritual modo, rank, devi lavorare con il tuo with your own anger, con la tua rabbia personale. You need to learn to move it and dance it and work it. Imparare a muoversi. So that when it comes out, you can match the energy. You don't need to. In modo tale che quando viene fuori poi sei alla stregua. That is a facilitation okay. Skill. E questa è un'abilità di facilitatore, ma richiede tempo. Yeah. Time to develop. You need to develop that part. Devi sviluppare questa parte, richiede tempo. Yeah. Now you also need to develop your ability to be afraid. E devi anche sviluppare l'abilità di avere paura.
If in certain processes as a facilitator I feel afraid, in alcuni situazioni se come facilitatore io ho paura, I don't marginalize it. Non lo marginalizzo. Because if I'm afraid, others are afraid. Perché se ho paura io, hanno paura tutti. Today I know there was a lot of emotions. Oggi so che c'erano molte emozioni. Feel there was high fear. Ma non ho sentito che c'era molta paura. Ce n'era un pochino. Normal. Un po' normale, diciamo. Yeah. But if I'm really afraid, ma se io ho davvero tanta paura come facilitatore, then I say, excuse me, I'm very afraid. Allora dico, I don't feel safe. Ok, scusatemi, ho molta paura, non mi sento al sicuro. Because I know that my feelings are part of the system. Perché so che i miei sentimenti fear, fanno parte del sistema. When it's really high, it helps you to keep things safe. La paura quando è veramente tanta ti aiuta a tenere le cose al sicuro. Now, depending on your level of comfort, e quindi dipendendo dal tuo livello di comfort, your fear levels, anche i livelli di paura cambiano. So never see fear as a disadvantage. Quindi non considerate mai la paura come uno svantaggio. Okay. Fear can be used as an intervention to facilitate. La paura può essere usata come intervento per facilitare. Okay. So this is, now I'm talking about facilitation skills. E adesso sto parlando delle qualità, no, di un facilitatore, di abilità di facilitatore. So we're gonna leave it here, quindi, but before that we are gonna roll. Quindi terminiamo qui, ma prima di farlo usciamo dai ruoli, ok? Sì, volevo dire che prima per me mi sono permesso di tirare fuori la rabbia perché sapevo che c'eri tu qua. Of course. Non l'avrei fatto così ovviamente. You don't need to excuse it, that anger is part of the field. Ma questo, questa rabbia fa parte del campo, hai fatto bene. It's in the field. Imagine we are all the time in that right now. You wouldn't have done it outside of here. I understood. Right now there is so much, so many symptoms because there is so much oppressed anger everywhere. We don't know what to do with anger. Ci sono anche tanti sintomi perché c'è questa rabbia nella testa. Perché non sappiamo cosa farci, no? Ce la mangiamo sta rabbia continuamente. Yeah. It's complicated. Ed è complicato. Yeah. So I just first want to thank you for bringing such a powerful topic. Voglio ringraziarti per aver suggerito un argomento così potente per tutti noi. I feel we had so many levels. Aveva tanti livelli che non abbiamo neanche esplorato. Just really rich. And I hope that some of you now over lunch. E spero che durante la pausa pranzo. Okay. So just one. Possiate over lunch. If you talk about the group process. Se durante il pranzo parlate del processo. No, parlate. If you. You did? Okay. Se durante la pausa pranzo parlate del processo di gruppo. Do not talk about what happened. Non parlate di che cosa è successo. Talk about what you've learned. Parlate di che cosa avete imparato. About yourself. Riguardo a voi stessi. By seeing the different points of view active. Vedendo attivi i vari punti di vista. Is there something you need to shift? C'è qualcosa che devi cambiare personalmente? Your style of communication and understanding the other side. Nello stile di comunicazione, nel riuscire a comprendere l'altra Think parte. Think about this as big roles, but also internal parts. Pensatelo come grandi ruoli, ma anche come parti proprio interne. If you talk about the group process. Se parlate del processo di gruppo. My recommendation is that you don't. Ma il mio consiglio è di non parlarne. That you let it go a bit. Lasciate andare un po'. When we come back, we are gonna do a reflection piece of learning. E poi quando rientriamo faremo una fase di riflessione, ok, sull'apprendimento. So let's de-roll. Quindi usciamo dal ruolo un attimo. We però. Need to de- sorry. Yeah, just a minute. Un attimo. I need to de-roll. So the way you de-roll is I want you to tell me who you are, your name. Quindi per uscire dal ruolo mi dovete dire il nome. Valentina. Paola. Giulia. Giulietta. Francesca. Very good. Any other that feels needs to state their name? Qualcun altro che sente di dover dire il proprio nome? Okay. So the roles are left. Quindi i ruoli sono ormai you are much bigger. Abbandonati, prendetevi, scuotetevi. Everybody. Let people go out of the door. Yeah. And we are gonna have a group picture. Everybody that way. Allora dobbiamo fare una foto di gruppo per cui tutti da questa parte. Velocemente tutti di là, foto di gruppo.
Tutti dirà occhio a questo, Angela. Well done, darling. Thank you. You said that sometimes when they speak so slower, but when they speak slower, I can you understand. Can get it. Yeah, I know. I was trying to understand what was best for you. Okay. That was great. Thank you. Okay. Are we on the streaming? Siamo in streaming. Hello. Ciao. You can all say hello. Dite tutti ciao. Ciao. So we're going to start with a little comfort moment. A little? Comfort. Iniziamo con un piccolo momento di comfort. You're going to start stand up and half a person in front of you like this. Quindi iniziamo alzandoci, trovate un partner, posizionatevi in questo modo. One in front of the other, and Anya can do it again. Si può cambiare in tre. Potete farlo anche in tre, eh? It's a bit more uncomfortable. È un poco più incomodo in English. It's a little bit more uncomfortable. Ah no, è un po' scomodo se si fa in cerchio, in realtà. Va bene in due. Però se siete in tre va bene. L'idea era di non fare un cerchio unico. Così è un po' scomodo. It's not so relaxing. Non è altrettanto rilassante farlo tutti attaccati. Trovate un partner in due. You can try how you want. Fate come volete. Chi? Where are you saying to? Ecco. There you go. So imagine you are making bread. Immaginate che state facendo il pane. Yeah. And really touch the shoulders a bit. Toccate un po' le spalle, mettete un po' di pressione. Yeah. And the arms is very important. Anche le braccia sono molto importanti. All the energy. Tutta l'energia. And the person that is receiving, just you are allowed to make noises if you want. E la persona che riceve può fare suoni se vuole, può mettere suoni. And then very important, move a little bit between, you know, the two sides of the spine carefully. E poi andate lungo la spina dorsale, lateralmente. And very important to wake up the legs. E poi per svegliare le gambe. The circulation. La circolazione. The hips. I fianchi. Yeah, a little bit. Not the ass. Non il sedere, I fianchi. Only the hips. Solo i fianchi. And then very important, just really give a little bit of touch to the back. Poi un po' di tocco così alla schiena. And then imagine that you are cleaning the dust. E poi immaginate che state togliendo la polvere. And sweep the dust away from the body. E spazzate via la polvere dal corpo. All this dust that accumulates from all this thinking. Tutta questa polvere che si accumula da tanti pensieri. And then you can turn around. Poi potete girarvi. Sì, now you turn around. E ora ci si gira. It's like making bread with a lot of love. Come fare il pane con tanto amore. Oh God, that's nice. Remember the arms. Ricordate le braccia. A lot of energy gets stuck on the arms. Perché tanta energia si blocca proprio sulle braccia. The side of the spine. La spina dorsale. Però c'è quella. Ce l'ho.
And the energy in the legs, the circulation. Poi l'energia nelle gambe, la circolazione. E i fianchi. Poi la polvere. Very good. Oh. Che testina. Oh. Very nice. Grazie. Grazie. So. Adesso facciamo un altro gioco per svegliarci. Now. Okay. So in this game we're gonna be in a circle. Ci mettiamo in cerchio. And we need to manage to create a circle with a bit of a space around us. E dobbiamo creare un cerchio con un po' di spazio in. In what sense? I'm not sure if we are big enough in this room to do it. Yeah? So meaning that I need to be able to walk behind you. Io devo poter camminare dietro di voi. Dovete stringervi un pochino. La parete, attenzione con la parete. Beh, venite un pochino più in dentro. Stringete il cerchio, stringete un po' in avanti, forse un po' più indietro. So, you probably, let me check. Ah, very good. Bene. Okay. So we're gonna stand. Stiamo in piedi. So I'm gonna ask you, Melania, to be one with Jenny in this exercise. I am always one with Jenny. Very good. Excellent. Is there a space here or is this a danger, the computer? This is a danger. I've moved your computer, Jenny, a bit backwards, yeah? So that there is no danger. Okay. So, let's try. This is a bit of a hyper exercise, but we are going to see. So, this is a game that I do with children. È un gioco che faccio con i bambini. To teach them about roles. Per insegnare loro qualcosa a proposito dei ruoli. So there are two key roles that we carry inside. Quindi ci sono due ruoli chiave che portiamo dentro di noi. One is the dragon. Uno è il drago. Yeah. So I just want to see some of you doing the dragon. Quindi voglio vedervi fare il drago. There you go. Very good. Now, the other one, e l'altro is the princess. È la principessa. Wow, very beautiful princesses here. Yeah? Che belle principesse. So the way the game goes. Oh my god, let's see how this works. Are you sure, Jenny? You know the game. Okay. Okay, it's up to you. Yeah? So maybe then, Jenny, what you can do is sit here in a corner. Come here. So, yeah, Jenny's gonna hold a space because what's gonna happen with this game is that I'm gonna show you. Do you know the game, Melania? I don't think you do. So if you can you stand there in the corner? So I'm going to start as the dragon. Allora, io inizio come il drago. You can be there, okay. I think you will be able to play as well. Okay. So,
the dragon starts goes out of the and goes looking for the princess. Allora il drago esce e va in cerca della principessa. And Melania is gonna be the princess. E Melania sarà la principessa. So she needs to run outside the circle, around the circle, like a little princess. E deve correre fuori all'esterno del cerchio come una principessa. Very good, Melania. That's excellent. Now, the whole point of the game is not that you run for hours away from the dragon. Chiaramente il punto non è che si corre per ore, ore e ore. It's to switch roles. Ma bisogna scambiare poi ruoli, eh? So, whenever you touch somebody, quindi quando tocchi qualcuno, now you turn ora out, tu esci, you transform in the dragon, e you come after me. Nel drago e vieni verso you di me. You go back and I transform in the princess. E mi trasformo in la Now, you are the dragon now, she's the princess. Drago. Vai da Jenny allora. You go with Jenny. Jenny, you have a princess with you here that has a shirt. So if you are captured. Quindi se venite catturati, andate da Jenny. Siete fuori. Sì. Sì, sì, cambiare prima di essere catturati. Ok. So you are dragon now. So now we need over there you'll be the princess. Tu sei la principessa. Drago. 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 Principessa. Drago. Principessa. Ah, okay. Principessa. Okay. Ma dobbiamo sentirle queste principesse, non si sentono, eh? So over here you'll be the princess. Sei now la the dragon is gonna come. Lui è il drago, vai. Queste principesse ormai sono catturate, state lì. Who is the dragon now? Ora che il drago. Oh, there. You are the princess. Principessa. Oh my.
Well, there you go. Dragons and princesses. It's always part of the process. Draghi e principesse, fa tutto parte del processo. Oh, it works fabulous. No. Very good. Okay. So I want to say, so the way we're going to spend the afternoon. Allora, vi spiego come trascorreremo il pomeriggio. So, okay, so first of all, I'm just going to frame a little bit about group process, a bit more, just to wrap it up. Allora, voglio inquadrare un attimino meglio I processi di gruppo per chiudere l'argomento. After that, dopodiché, it's a bit scattered this afternoon. So after that, I said yesterday that I would use 5 minutes to explain to you how can you work on your double signals. Use that exercise by yourself. E ieri vi ho detto che oggi avrei dedicato 5 minuti per spiegarvi come usare al meglio I vostri doppi segnali e come fare esercizi da soli. I want to do that because it's something that you can use every day or every week. E voglio farlo perché è qualcosa che potete utilizzare ogni giorno, ogni settimana. Yeah. So, okay. And then after that we are going to do a little reflection piece in pairs. Poi faremo un momento di riflessione in coppia. In regards to the learning, the personal learning from the systemic process. Riguardo alla ciò che avete appreso personalmente dal sistema dei processi. I'm not just, you know, in the time I have, it's difficult for me. It's a mixture of giving you theory, but also making sure that some learning lands in you. Per me è un po' difficile, considerando il tempo che abbiamo a disposizione, riuscire a darvi la teoria e assicurarmi anche che l'apprendimento sia totale. A little bit, yeah, of learning. Mm-hmm. So then we are going to, Melania is going to, before, we are going to have an early break. All of this will take tops 45 minutes. Tutto questo lo facciamo nel giro di 45 minuti. Yeah, so. Okay. Then I want to invite Melania to introduce some of the potential work of next year. Poi Melania vi presenterà un po' del lavoro potenziale che si può fare l'anno prossimo. And then we're going to have an early break. E poi faremo una pausa. Okay. And then after the break, I want to introduce one last piece that is very important with conflict, relationships, and group work, which has to do with rank, power, and privilege. E poi dedicherò un attimo per parlare di più dei conflitti, delle relazioni, che poi tutto ha a che fare con rank, rango, power, potere and privilege. E privilegi. And also to understand group dynamics, because it came up in the group. E per comprendere anche le dinamiche di gruppo, perché le abbiamo visto oggi, no, nel gruppo. Yeah. Now, we are not going to do it in an intense manner. E non lo faremo in maniera intensa. We're going to do it in a light manner. Lo faremo in maniera leggera. You can do rank, power and privilege super intense. Si può fare rango, potere e privilegio in una maniera molto intensa, ma non lo faremo qui. Adesso. We are wrapping up. Stiamo chiudendo adesso. We are not opening any more boxes. Non stiamo aprendo altre scatole ormai. Ok? The body needs to settle. Il corpo ha bisogno di rilassarsi. The energy needs to settle. L'energia deve rilassarsi. Your primary identity needs to feel more or less adjusted. E la vostra identità primaria deve sentirsi più o meno aggiustata, sistemata. So that you leave from here without then later having a backlash. Così potete andare via di qua senza poi avere ripercussioni dopo. Yeah? So that's the day. That's the afternoon. Questo è il pomeriggio. That's as much as I have energy for. E ho energia per riuscire a darvi questo. So I think that's a little bit the afternoon. So let me say a little bit about, just to wrap up the group process. Quindi, chiudiamo il discorso del processo di gruppo. Again, I'm giving you little bites of it. Ripeto, vi sto dando veramente dei proprio bocconcini, proprio piccole, piccole cose. Yeah, good things, but small things. Cose ottime, buone, ma sono davvero minime. So, many people say to me, why bother with group process? What's going to change? Molti mi chiedono, perché disturbarsi e lavorare sul processo di gruppo? Alla fine che cosa cambia? These are the reasons why, some of them. E questi sono alcuni dei motivi per cui si fa questo lavoro.
If you want to create sustainable organizational change, se si vuole creare uno un cambiamento a livello di organizzazione che sia, o di sistema che sia sostenibile, yeah, you need to be able to have a tool that supports you to hear all sides. Bisogna avere uno strumento che ti permette di ascoltare tutte le parti, yeah, in a way that is safe. In un modo sicuro. That's why roles create safety. Ecco perché i ruoli creano sicurezza. That's why I want to invite everybody right now that played a role before to stand up. Ecco perché chiedo a tutti coloro che hanno fatto, whichever way, hanno svolto un ruolo prima di alzarsi in piedi. Yeah. Un ruolo quando abbiamo fatto il gruppo, il processo yeah, di gruppo prima. Great. Anybody else? Yeah. Because it's been a stream. Because we have a streaming. Dato che abbiamo anche lo streaming. And we are not just us. E non ci siamo solo noi. I just want you to take a moment for a minute to notice if there is anything you need to say short. Prendete un attimo per capire se c'è qualcosa che avete bisogno di esprimere, di dire, ma che sia breve. Not everybody needs to. Non è che tutti devono farlo. That helps you to fully de-role so that you are not perceive in whatever you expressed through before is only a small part of you. Qualunque cosa abbiate espresso prima è solo una piccola parte di voi. You were also in service to the field. Stavate anche servendo sul campo. Yeah? Okay? Quindi se c'è qualunque cosa che avete bisogno di esprimere, di dire per uscire dal ruolo, okay, questo è il momento di farlo. Yeah, so just take a moment. Quindi prendete un attimo per riflettervi. And if there is a statement, a short statement or something you need to say to fully let go of the role before we continue, especially because we are bigger than this group. E se c'è proprio una frase anche molto breve che sentite il bisogno di esprimere per uscire completamente dal ruolo, lo potete esprimere, anche perché ricordo appunto che c'è un gruppo molto più ampio che... Okay. So anybody needs to say anything. Qualcuno ha bisogno di dire qualcosa? If you don't, just sit down. Se no, if you potete feel fine, accomodarvi tranquillamente. Sit down. Anybody. I would like to participate in the conversation, but just didn't feel able to. I just couldn't get into the I understand. That happens sometimes. And I'll say a bit more about that later. Ne parlerò a proposito. But parte. You did participate. Però hai partecipato. Because you were present. Perché eri presente. Yeah. Mm-hmm. Understand. Anything else? Anybody? Anybody? C'era anche io. Volevo dire qualcosa, però non l'ho detta. Before. Quando tu sei visto di essere personale, quello che per te è suscitato, in quel momento poi non l'ho detto perché subito che ci sono qualche altra cosa, allora... But you'll have an opportunity in pairs to say it. Però avrete poi l'occasione quando faremo le coppie, ok, di esprimerci. I just want to make sure that you feel freed in yourself. Voglio solo essere sicura che vi sentiate liberi. Okay. So why else do we do group process? Per quali altri motivi facciamo processi di gruppo? To understand the diversity. Per comprendere la diversità. Not just the consensus reality agreements. Non solo gli accordi della realtà del consenso. We have many consensus reality agreements currently. Abbiamo molti accordi. We have a law. Del consenso, ok, in questo momento. Ce ne sono tantissimi. Do we have less riots? Abbiamo per questo motivo meno tumulti? We still have it. No, ci sono comunque tumulti, nonostante la quantità di accordi. Because there is a deep group process of diversity that needs to be heard. Perché ci sono tante diversità, processi di gruppo nelle loro diversità che vogliono essere ascoltate. Now, to process experiences that are oppressed at
at a personal level and at a collective level. E per elaborare esperienze che sono oppresse, sia a livello individuale, personale, che a livello collettivo. Yeah. To process tensions that we run away from, but we all feel them. Elaborare tensioni da cui sfuggiamo, che però percepiamo. To grow in our personal identity and to become more fluid in life. Per crescere nella nostra identità personale, diventare più fluidi nella vita. To be able to make informed decisions that are more sustainable into the future. E per essere in grado di prendere decisioni anche informali che siano poi più sostenibili nel futuro. You don't then make only a decision based on the information that you have on your head. Non si prendono decisioni solo sulla base delle informazioni che si hanno in testa. You make a decision that takes into account the other. Si prendono decisioni, you make decisions that takes into account the other. Si prendono decisioni che prendono in considerazione anche l'altra parte. To make decisions that are as much as possible for the benefit of the whole, not just for your own benefit. Si prendono decisioni che siano il più possibile per il bene del gruppo nella sua interezza e non solo per una questione of course, personale. For your own benefit as well. È chiaro, anche per il proprio beneficio. Sometimes you really have to stand for your benefit. A volte devi davvero importi, no, per i tuoi benefici. Sometimes that's what's needed for the whole. E a volte questo è anche necessario, è ciò che di cui si ha bisogno per il gruppo nell'interezza. So, the decisions in this way become more collaborative. E le decisioni prese in questo modo diventano più collaborative. Now, I can still say, this is my path. Posso sempre dire, questa è la mia strada, la mia But I can do it in a collaborative manner. Do you remember I talked about my partner? Però posso farlo in maniera collaborativa. Ricordate, vi ho parlato del mio partner. I can say to my partner, this is my path, no negotiation. Posso dire al mio partner, questa è la mia strada e non c'è nessuna negoziazione. Or I can say to my partner, I really feel this is my path. Oppure and posso, I want to know how it affects you. Posso and dire we need to talk about it. Al mio partner, questa è la mia strada. Very different. E voglio sapere come questo ti impatta e okay. Come possiamo lavorarci very insieme. Different. È molto diverso. Now the same with this topic. This was a very intense topic. È la stessa cosa con l'argomento che abbiamo affrontato, era un argomento molto impatto. It's real. Ed è reale. Yeah. So how can we start to make more informed decisions in our life that take into account both sides? E quindi come possiamo iniziare a prendere decisioni sulla base di informazioni che poi abbiano impatto nella nostra Remember, vita? Remember when I started this training, I told you about the natural rhythm of change. Quando abbiamo iniziato questa formazione, vi ho parlato del ritmo naturale del cambiamento. Yeah. Mm? Sometimes the natural rhythm of change is not the rhythm that you want. A volte il ritmo naturale del cambiamento non è il ritmo che vorresti. I'm not saying don't push. Non sto dicendo che non devi spingere. But understand that sometimes your rhythm will not be the rhythm of the collective. Però bisogna capire che il tuo ritmo a volte forse non sarà il ritmo della collettività. Yeah, so try to understand that. È importante capirlo. Sometimes perfect match. A volte è una combinazione perfetta, a volte no. To reduce potential war into the future. Per ridurre guerra potenziale nel futuro. Okay, between couples. Tra coppie. In families. Nella famiglia. In schools. Nella scuola. In organizations. Nelle organizzazioni. In communities. Nelle comunità. Yeah. It's really for that as well. And to support deeper dialogue. E per sostenere un dialogo più profondo. You saw when we went deeper. Avete visto cosa è successo? Of the dialogue. Quando siamo andati più a fondo, no? La qualità del dialogo. You may still have a difference of opinion. Si può avere diversità di opinioni. But you have a deeper dialogue where you see the other and you go, I see you. Però c'è questa vallata più profonda dove dici all'altro, ecco, ti vedo. There is a temporary resolution. C'è una soluzione temporanea. Yeah, because I am able to see the other beyond just a box. Perché sono in grado di vedere l'altro al di là di una semplice scatola, no? Di averlo inscatolato. Now, some of you in the group process may have had some of these experiences. Allora, quando nel processo di gruppo, forse qualcuno di voi ha avuto qualcuna di queste esperienze. In a group process, expect chaos. In un processo di gruppo bisogna aspettarsi del caos.
Because out of chaos, the alchemy, you cook. Perché è dal caos che si può cucinare, come nell'alchimia, no? Yeah. Until we start to find those moments of gold, of temporary resolution. Fino a quando troviamo quei momenti di pepite d'oro, quella risoluzione, quelle soluzioni momentanee. Here's the thing. Resolutions are always temporary. Le risoluzioni sono sempre temporanee. Temporary is a year or 20. Temporaneo può significare un anno come può significare 20 anni. One minute of seeing each other. Può essere un minuto in cui ci si vede. We see each other. Ci vediamo. We can make a decision for the organization. E possiamo prendere una decisione per l'organizzazione. It's still temporary. È comunque temporaneo. We think that resolutions are forever. Pensiamo che le risoluzioni sono per sempre. Good luck. Buona fortuna. It's a lot of suffering. In realtà c'è molta sofferenza. I did a lot of things when I was the director of the foundation. Io ho fatto molte. People really felt it, they worked. Io ho fatto molte cose in qualità di direttrice della fondazione che tante persone pensavano funzionassero. When I left, poi quando me ne sono andata, some of those things left as well. Anche alcune di quelle cose sono andate via. I had to work on myself. Io ho dovuto lavorare su me stessa per poter lasciare andare. È temporaneo. Like we are temporary. Come noi, no? Siamo temporanei. Yeah, some things that needed to stay stayed. Alcune cose che era necessario restassero sono rimaste. They reformed themselves. Si sono riformati, no? And they have a different taste than when I brought them in. E adesso hanno un sapore diverso rispetto a quando le introdotte io. Yeah. This need to feel that the resolution must be forever. C'è questa necessità di avere la sensazione che la risoluzione duri per sempre. It's a very painful way of thinking. Ma è un modo molto doloroso di pensare. Yeah. Many of us are disappointed with life because of that. E molti sono delusi con la vita proprio per via di questo. So, resolutions are temporary. Quindi le risoluzioni sono temporanee. The other thing to expect is conflict and intense emotions. Un'altra cosa da aspettarsi è il conflitto e le emozioni intense. Okay. Another thing to expect is many potential leaders, people that know the solution. Ci si può anche aspettare tanti leader potenziali, no? Tante persone che sanno di avere la soluzione. This is good. E questo Don't è buono. Criticize it. We have potential leaders inside. Non criticatelo, perché abbiamo leader potenziali dentro di noi. Yeah, we need to foster. E dobbiamo curare questo. We just need to learn to collaborate as leaders. Ma dobbiamo imparare a collaborare in quanto leader. Yeah. So it's okay. So when you are facilitating and somebody really stands up in their leadership. Quindi quando si sta facilitando un gruppo e qualcuno si alza veramente nella sua leadership. Don't take it personal. Non bisogna prenderlo a livello personale. It's part of the process. Fa parte del processo. Yeah. Now the other thing that you may expect sometimes is criticism of the facilitation. E a volte ci si può aspettare anche la critica riguardo alla facilitazione. That's absolutely normal because as a facilitator. Yeah, you are gonna need to make choices. E anche questo è assolutamente normale, perché in quanto facilitatore dovrai prendere delle decisioni. The more experience you have, the more ability you have. E poi più esperienza hai, più abilità hai. Yeah. So you need to sometimes move, support the flow. Quindi a volte devi saperti muovere insieme proprio al flusso. Sometimes you need to say to somebody, you saw me say, not now. E a volte bisogna saper dire come mi avete visto fare, bisogna dire a qualcuno, non ora. Because something really needs to complete itself. Perché bisogna completare. Otherwise, you miss a hotspot. Altrimenti si rischia di perdere un momento caldo. You go to another one. Si va ad un altro. You miss it. E lo perdi anche quello. All the heat keeps recycling and getting bigger. E tutto il calore continua a riciclarsi e a diventare sempre più you grande. You need to trust that what didn't come now will come later. Devi confidare nel fatto che ciò che non è venuto fuori ora verrà fuori più tardi. So some of you today, I'm sure, felt from 1 to 10% of dissatisfaction. Quindi sono certa che alcuni di voi si sono sentiti almeno dall'1 al 10% maybe even insoddisfatti, maybe forse even anche more. Di più. The reason why is because when there is a group process that we are navigating. Questo è perché quando si fa un processo di gruppo in cui si sta tutti navigando. The next group process is at the door. Il processo di gruppo successivo è già alla porta che bussa.
It's next, it's knocking. Sta lì, bussa. You feel the pressure. E si sente la pressione. So some of you will be carrying opinions about the next group process. Quindi alcuni hanno già le opinioni che vogliono dare per il prossimo processo. How to take it further. E come andare oltre. Yeah? And that's important because then you go to your own communities feeling the need to take it further. Ed è va bene perché si rientra nelle proprie comunità già con questa sensazione di voler andare oltre, andare avanti. So I'm sure some of you felt that. Quindi sono certa I che felt it. Alcuni l'hanno avvertito questo, io l'ho avvertito. Yeah, I felt the next stage. But at some point you really need to, as a facilitator, honor temporary resolutions. Però come facilitatore bisogna anche onorare le risoluzioni temporanee. If you don't honor those resolutions, we never feel a sense of resolution and we are always running. Se non si onora quel momento di risoluzione, si sta sempre lì che si corre, si va sempre avanti. Yeah? It's like walking through life and never seeing the sunrise. È come percorrere tutta la vita senza mai vedere il sorgere del sole. And you never notice when the sunrise goes up and when it goes down. E non ti accorgi mai di quando il sole sorge o tramonta. So temporary resolutions are important for a group psychology. Quindi le risoluzioni temporanee sono importanti per la psicologia di gruppo. So these are just some things just to frame because I imagine some of you had that experience. Quindi erano, sono delle cose che volevo così inquadrare perché sono certa che alcuni di voi le hanno provate. And in the group process there were many levels. E nel processo di gruppo ci sono stati molti livelli. If you remember we started with this concept of the aggression to nature and to the land. Ricordate, abbiamo iniziato con questo concetto dell'aggressione sulla natura e sulla terra. And we processed the roles. E abbiamo poi elaborato i ruoli. Yeah. And as we went deeper. E man mano che andavamo sempre più a fondo. You remember we talked about the feeling of violence and how to deal with intense emotions. It was one of the topics. Uno degli argomenti era come affrontare la violenza, emozioni intense. Came no? up, yeah. Ed effettivamente è venuto su l'argomento. Yeah. We also talked a lot about how to intervene and not intervene. Abbiamo anche parlato di come intervenire e non intervenire. It was all there. Era tutto lì. Yeah. We also talked a little bit about one of the topics was how to work with indifference. Remember? Un altro degli argomenti era come lavorare con l'indifferenza, no? Ricordate? I'm sure it was part of it. E sono certa che anche questo è rientrato nel processo yeah. di gruppo. So all of those things that we processed were the heatlands. E quindi e tutte queste cose che abbiamo elaborato erano proprio alla base, erano tutte lì. Okay. So I hope that's okay. I'm not going to open for questions because it's the last afternoon. And I don't want to recreate another group process. Non voglio dare spazio adesso alle domande perché siamo nel pomeriggio, siamo verso la fine e non voglio riaprire lo spazio so that's per a decision, un processo di gruppo. A decision I'm making right ed now. È una decisione che sto prendendo io yeah. in questo momento. Because there is so much that I could tell you about it, but if we go into it we will get into another group process. Però perché ci sarebbe tanto ancora di cui potremmo parlare, ma se lo facciamo entriamo in un altro processo di gruppo. So we are going to do it in pairs. Quindi lo faremo in coppia. Okay? So actually I think it fits better to go straight to the pairs and when we come back, yeah, I tell you a little bit about how to use yesterday's exercise and we complete with you Melania. Quindi yeah. penso che but let's do a bit of reflection da qui pairs. Facciamo subito il lavoro di coppia e poi faremo il discorso dell'esercizio di ieri, rielaboriamo quello che ho detto ieri. And you know, I think it's better in groups of three, it's richer. Anzi, forse è meglio in gruppi di tre, così yeah? è più ricco. It's better than pairs, I think groups of three. Now, I want to invite you to be with groups of three with people that you usually don't talk with. E vi incoraggio a fare gruppi di tre con persone con cui in genere non parlate. Don't go to your little subgroup. Con persone con cui in genere non avete parlato in questi giorni. Don't go to your little subgroup. Non andate al vostro piccolo sottogruppo. Spread. Ma espandetevi. Okay? Okay? So, I'm going to tell you about the questions after you create the groups of three. Quindi, prima create i gruppi di tre e poi vi parlerò so delle vi esprimerò le domande. Potete già formare i vostri gruppi. Thank you, darling. Well done. Thank you. I just didn't want to open another group. Right. Yeah.
stay here and lie down, not where you're. Close your eyes. Que puedes estar aquí, cerrar los ojos, estar tú, hacer lo que te apetezca para sentirte bien. Pon los pies en la otra silla. So, let me tell you the questions. Allora. I think we have a problem. We all know each other. So here's the thing. I'm sure some of you are already tired. It's been three very intense days. Sono certa che alcuni di voi sarete già stanchi perché sono state tre giornate molto intense. Over here. Come questa meravigliosa donna qui. Okay? If you are tired, in my workshops you can lie down, you can yawn. Se siete stanchi nei miei workshop potete anche sdraiarvi, potete sbadigliare. You don't need to say much. Non c'è bisogno di parlare tanto. Sometimes it's nice to be in the group without saying much and feeling the atmosphere. A volte è bello anche stare nel gruppo senza parlare molto e sentire l'atmosfera. Va bene. Va bene così. Okay? No problem. Non è un problema. Yeah, I won't take it personal. Non lo prendo a livello personale. Yeah. So, these are some of the questions, but then reflect how you want. But this is a recommendation. Queste sono un paio di domande consigliate su cui riflettere. Detto questo, poi siete anche liberi di esprimere le vostre considerazioni. So, what did you learn about yourself? Quindi, che cosa avete imparato riguardo a voi stessi? What did you learn about your belief system? Che cosa avete imparato riguardo al vostro sistema di credi? What did you learn about your values? Che cosa avete imparato riguardo ai vostri valori? What did you learn about your racism or your criticism? Che cosa avete imparato riguardo al vostro razzismo o la tendenza a criticare? Just notice, what did you learn about yourself? Notate che cosa avete imparato riguardo a voi stessi. Now, what challenged you? What challenged your identity? Poi l'altra cosa, che cosa ha sfidato la vostra identità? What does that mean? That means which role was so different from you? Cosa significa? Quale ruolo era così diverso da te? That really challenged your identity. Che ha proprio ha sfidato la tua stessa identità. Yeah, that you felt like, ooh, that's difficult. Okay. I really, like it happened here, I don't understand it. Qualcosa che, no, che dici, no, questa cosa è veramente difficile, o come è successa nella dinamica che dici, no, io non riesco proprio a capire. What challenged your identity? Che cosa ha sfidato la tua identità? Yeah, and something that is useful to think about is... È una cosa utile su cui riflettere. Which internal... value. Yeah? So it means which internal value this role challenged. Quale valore interiore ha sfidato sempre questo ruolo? What does that mean? Cosa so for example, if I see somebody using pesticides. Per esempio, se vedo qualcuno che usa pesticidi. Or somebody that, for example, believes that it's better to be atheist in life. O qualcuno che crede che sia meglio essere ateo. For me that's not a problem, but some people say, I don't understand it. I think you have to believe in something. Per me magari non è un problema, e per qualcun altro invece è un problema e dice, no, io credo che tu debba credere in qualcosa. So it challenges my worldview. E quindi questa cosa sfida la mia visione del mondo. Because I suddenly realized there is another worldview very different.
perché improvvisamente mi rendo conto che è una visione del mondo molto diversa. So it's good to think about this together and have a chat. E quindi è utile ragionare su queste cose insieme. And did you gain understanding about the systemic issue? E poi se avete ottenuto comprensione appunto sull'argomento sistemico. Did you understood it better? Okay? Se l'avete preso, capito, so meglio. That's it, but do whichever of these things you end up with is fine. Però qualunque cosa poi di cui riuscite a discutere, su cui riflettere, va bene. So we are going to do about 10 to 15 minutes. I think 10 minutes is enough. Diciamo 10 minuti adesso per I'm svolgere. Trying to sense the energy. I'm getting tired, so I imagine others are getting tired. That's why I don't want to now create big lots of talking and you know I'm just trying to notice that. So I'll check with you in 10 minutes if we need more time or not. Io stessa sono stanca, quindi immagino che lo siate anche voi e voglio cercare di ridurre per quanto necessario il tempo che dedichiamo al parlato, quindi diciamo che tra 10 minuti, ok, controllo, verifico se sono stati sufficienti o se avete bisogno di altro tempo. So this is really about personal learning, not so much about the technical aspect of group process. Quindi questo in realtà riguarda più l'apprendimento personale, quello che avete imparato a livello personale, non tanto invece per quanto riguarda le tecniche del processo di gruppo. Questa è veramente una questione personale. Che cosa avete ricevuto oggi personalmente? I would love to talk more about the technical learnings of group process, but we did a little bit of that already. Mi piacerebbe chiaramente parlare ancora un altro po' sugli aspetti tecnici dell'apprendimento dei processi. And hopefully next time we'll go more deeply into it, but I just magari la prossima volta. Let's just keep going and then see what comes up after the break if we need to do that or magari not. Magari la prossima volta ci sarà più tempo, sarà possibile, però adesso teniamoci su questo e poi there you go, enjoy a chat. Godetevi la conversazione. Thank you.
vabbè, in questo modo. Volge tutto, ossia si rivolge
Facciamo ancora 2 minuti, ok? Welcome back. Allora, so is there any insights that would like to be shared? Volete condividere qualcosa? C'è qualcosa? Learnings, insights about the process itself, about you. Riguardo al processo in sé per sé, riguardo a voi personalmente, qualcosa che volete condividere che è venuto fuori riguardo all'apprendimento? Anyone horrified about the process? Qualcuno che è rimasto terrificato dal processo di gruppo? Sometimes it happens. A volte capita. Come
voglio aderire a nessuno dei tuoi sistemi, voglio stare proprio fuori completamente. At one point I really felt disgusted in the sense that I was disgusted with just the whole situation to the point that I felt that I didn't want to identify with anybody. I just wanted to remain outside of the whole situation. I totally understand as human beings. I totally understand that. And I am so pleased that you had the courage to not be outside. Lo capisco e apprezzo anche molto il fatto invece che hai avuto il coraggio di partecipare. Because you had the courage to go very deep. Perché hai avuto il coraggio di andare davvero in profondità. And many of us see dynamics in the world and we feel so disgusted. E tanti di noi, no? Vediamo dinamiche nel mondo e siamo disgustati. That we stop intervening and stop caring. Al punto che poi smettiamo di intervenire o di averlo a cuore. And this is one of the things we need to sensitize ourselves again and be able to hold tension. E questa è una cosa in cui dobbiamo tornare ad essere sensibili e a saper mantenere le tensioni. So I'm so grateful you spoke that truth. E sono grata del fatto che hai detto questa verità. Because I know it in me. Perché la riconosco in me. But I'm also very grateful you chose to participate. E sono grata che hai scelto di partecipare. Non ho veramente scelto, mi sono un po' tirata dentro, però quando ho iniziato a ballare. I didn't actually choose, I just found myself in this situation, so okay, now I'm in it, let's continue. Alhamdulillah, hallelujah. What else? Mi si è chiarito il fatto che il secondo tema che avevamo tirato fuori, che era i troppi capi, in realtà era molto, molto presente. The fact of having too many leaders, that was an issue, was actually very present in what we did. Because we had two systems, two worlds, but each with their own truth. And they wanted to be leaders, both kings. Very interesting perspective. E l'unico modo è stato nel momento in cui entrambe abbiamo deposto le armi, abbiamo riconosciuto la paura dell'altro, ci siamo messi veramente alla pari, allora nessuno dei due più era capo. E mi sono chiesta, ma se io veramente credo in un qualcosa, se per me è veramente importante, come questo tema di cui stavamo parlando, sono disposta io ad abbassare il capo, ad abbassare il mio capo, a deporre le mie armi e mettermi veramente io alla pari. Sono disposta a questo perché a volte il tema lo dichiaro molto importante, ma io per quel tema non sono disposta a fare un passo indietro o un passo più in basso, no? E questo mi è arrivato molto a volte. Oh. That's a very important reflection. Io mi ha sorpreso il fatto che potessi difendere delle posizioni così lontane dalle mie e trovavo delle verità dentro. I was surprised by the fact that I was able to defend a position that was so opposite from what I believe in, and I was able actually to feel also and try to find the truth in what I was defending. That's fluidity. Questa è fluidità. The world is inside. Il mondo è dentro di noi. Thank you. Io, un po' come Paola, mi sono schierata immediatamente con lei, con Marco, perché è un argomento che mi tocca, che mi fa soffrire. Però è cambiato tutto quando Giulio ha detto proprio questa frase, perché voi ideologisti, tanto tanto i naturalisti, volete difendere la natura, vi preoccupate solo della terra, ma non vi preoccupate di noi. E questa cosa mi ha distrutto, infatti mi sono dovuta sedere perché ho sentito una stanchezza profonda e ho perso un po' il senso della mia lotta, perché effettivamente ho pensato, è vero, mi preoccupo così tanto della terra e me ne infischio totalmente dell'essere umano che comunque di esseri umani si parla, di esseri che sì, possono essere violenti, possono
far violenza sulla natura, possono violentare i propri figli, però sono sempre esseri umani, no? Quindi loro vivono delle emozioni, vivono dei traumi, vivono dei conflitti, superano delle difficoltà come noi. Questa cosa mi ha buttato giù, sì, mi ha abbattuto e non sono riuscita per dire niente perché non avevo la forza di andare dall'altra parte, però c'ero quasi, perché sentivo, cioè improvvisamente ho iniziato a sentire l'altro, e prima non lo sentivo, non lo volevo assolutamente sentire, perché ero troppo sicura di quello che c'era, cioè, la battaglia che mi portavo avanti, no? Questa frase mi ha distrutto proprio, sì. That sentence really hit. It went inside. Quella frase è entrata proprio dentro. And it really touched something. E ha toccato qualcosa. Yeah. You see, in group process, first the roles need to be filled. Nel processo di gruppo bisogna prima riempire i ruoli. And it's more systemic. Ed è, diventa più sistemico. È At più some sistemico. Point it starts to drop levels and becomes more personal. E poi a un certo punto inizia a scendere, no, di livelli e diventa sempre più personale. And the resolutions are birthed from the personal. E le risoluzioni nascono proprio dal personale. And they flow into the systemic. E poi fluiscono e rientrano nel sistemico. You readjust yourself e ci because si you are touched. Riaggiusta perché si è attaccati a questo. So we start to widen the way we perceive the system. E così iniziamo anche a allargare il modo in cui percepiamo il sistema. So that sentence really went in. E quindi quella frase è proprio entrata nel profondo. Io sono vegana, ormai da 25 anni vegana, e poi sono compatibile, quindi ho voluto proprio mettermi nella parte opposta, perché anch'io lo sono stata. E questo mi aiuta tanto, mettermi sempre dall'altra parte, perché mi fa ricordare quella che ero. E questo mi aiuta a comprendere anche l'altro nel momento in cui vedo che non sta facendo quello che io sto seguendo. Perché penso che come ho fatto questo cammino, l'ho fatto in maniera naturale, è stato un processo naturale, nessuno mi ha puntato la pistola o qualcuno, quindi per me è stato importante stare lì, perché mi sono ricordata di quello che ero, questa mi ha aiutata a capire anche. Grazie. Penso, dopo quello che abbiamo fatto in questi giorni, che probabilmente la cosa più giusta che hai detto è che c'è bisogno di più bravi facilitatori che di leader in questo momento. We need more facilitators than leaders in this period. This is one of the things that really touched me the most. I feel touched by that. Anche perché i leader non sanno la preparazione, ma i facilitatori sì. I think facilitation needs to become an integrated part of leadership. La facilitazione credo debba diventare una parte integrativa della leadership. Facilitator is more interested in supporting what lives already in a group to unfold itself. Il facilitatore è interessato a ciò che già esiste nel gruppo e a far sì che questo si apra, no? A leader, it's a role within the group that is needed. Il leader però è un ruolo all'interno del gruppo che è necessario. Yeah. As a facilitator you need to be able to access your leadership in certain moments. E come facilitatore devi essere in grado di accedere alla leadership in certi momenti. I think the way we've used leadership, this is now my personal opinion, I'm happy to be wrong, please don't agree with me. Ora, questa è la mia opinione personale, non dovete essere per forza d'accordo con me, potrei anche sbagliare. It's okay, but I think the role of leadership, yeah, it's not wide enough for what's needed in social, in our society today. Ma credo che il ruolo della leadership non è abbastanza espanso per ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra società oggi. I didn't talk about the levels of leadership because I didn't have time. Non ho avuto tempo per parlarvi dei livelli di leadership. At the essence level. Però a livello dell'essenza.
you have something called eldership. C'è ciò che si chiama elderato, quello degli anziani. Okay. Il ruolo degli anziani, noi diciamo più saggezza. Perché cioè le more anziana, però anziano è molto legato all'età. It's not anziano. Okay, sorry. To say elder in translation is anziano, but it's really connected with age. I know, but it's not meant to be. But yeah, so that's why we prefer to translate with wise. Can you say it in Italian for me? Saggio. 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 Wise. It would be a wise person. For this deeper wisdom. Questo ruolo dell'anziano, diciamo, della saggezza profonda. It has nothing to do with age. Non ha nulla a che fare con l'età. Neither with gender. E neanche con il genere. Neither with class. O con la classe. All of those things in consensus reality. E queste cose sono nella realtà del consenso. Neither with tons of psychological courses. E né con tutti i vari corsi psicologici. It has to do with your ability. Ha a che fare con l'abilità. To stay rooted. Di rimanere radicati in the presence of the fire of intensity. Nella presenza del fuoco dell'intensità. It has to do with your ability to say to all the different parts in you and outside, I am here, I can hear you. È l'abilità di saper dire a se stessi, a tutte le parti, anche le parti esterne, io sono qui, ti sento. This wiser kind of part in us. È questa parte, diciamo, più saggia in noi. It's not interested in leadership per se. Non è interessata alla leadership di per sé. Appreciates the need to understand leadership. Apprezza il bisogno di comprendere la leadership. But it's more interested. Ma è più interessata in following and supporting the Tao of the moment. A seguire. To follow and support. E sostenere il bisogno del momento. Yeah. And I think it's one of my teachers talks about the time for social activism, maybe even also over. E uno dei miei leader dice anche che forse il tempo per l'attivismo sociale può darsi pure che sia ormai terminato. Big thing to say. Lo so, è una cosa grossa da dire. He talks about there may be a time now for a spiritual activism. Però parla del fatto che forse ora è il momento di un attivismo spirituale. The type of activism. Di attivismo spirituale. The type of activism that is interested in the opponent as much as in itself. Il tipo di attivismo che è interessato tanto all'avversario quanto a se stesso. So that's more about facilitation. Yeah. Questo quindi è un aspetto della facilitazione. So it touches me when you say that. Quindi mi tocca appunto quando dici questo. Because when I was the director of Finhorn, I was in a position of leadership. Perché quando ero alla direzione di Finhorn ero in una posizione di leadership. But I decided to be more of a facilitator. Però ho deciso di essere più un facilitatore. Having said that, many times I would say I've heard enough, this is the way. Ci ho detto, ci sono state volte in cui io dicevo ok, ho sentito abbastanza, basta così, ok, si fa così. So I feel very touched. Quindi mi sento molto toccata da quello che hai detto. I feel emotional. Emozioni. Anything else before we have a break? Altro prima della pausa? Al di là di quello che è uscito, molto di più questo esercizio che era prima, io capisco qualcosa di lei rispetto a agli archetipi, rispetto a se mi pongo, rispetto a dove veramente ho bisogno di lavorare. Mi è sorprendente che tanto. We're doing a work on exercise in the group, not more in this exercise. Okay, and
understand the power of a group. It's very strong. Il potere del gruppo è molto forte. Groups can enhance our growth. Sono la nostra crescita. But I understand why we are afraid of groups. Perché abbiamo paura dei gruppi. Because I think one of the hardest things in life is collective abuse. It's difficult to heal it. So I'm very pleased that the group supported you in that way. So, I feel like crying. Mi sento in a good way. Di dover piangere. I think it's because I feel. I think it's because I feel that, you know, I do a lot of group work. Sapete, faccio tanto lavoro di gruppo. But. I felt very touched by the ability to be more interested in going deeper. Ma mi ha toccato in this process, mi than in just the polarity. Mi ha toccato molto l'abilità, il desiderio di entrare più in profondità nel lavoro che abbiamo fatto, more più che avere polarità. The polarity, the adrenaline of a polarity, it's very exciting. L'adrenalina che si crea nella polarità è molto eccitante. So it takes internal choice. E richiede scelte interiori. To go deeper than that adrenalinic level. Di andare più a fondo, più in profondità rispetto a quel livello adrenalinico. And to welcome the complexity of intensity and emotion. E accettare l'intensità delle emozioni e quello che so sta succedendo. Thank you for that. E quindi vi ringrazio per questo. So, we are going to move on. Andiamo avanti adesso. Okay. Va bene? And now that I am calm, e ora che sono calma, I want to just very quickly frame the exercise from yesterday. Just very quickly for those of you that are interested. Voglio inquadrare rapidamente l'esercizio fatto ieri. Yeah. Yes. Yes. Thank you. Yeah, my voice is getting lower and lower. La voce sempre più bassa, no? So, for this I'll do a standing. Okay. So, so a way to use this exercise I taught you yesterday for your personal expansion. Yeah. In modo per poter utilizzare questo esercizio per la vostra espansione personale. You can do it any time of the day you want. Potete farlo in qualunque momento della giornata. You can do it. You are about to encounter a difficult situation. You know you have to go and have a difficult conversation with somebody. Diciamo, sapete che state per affrontare una conversazione difficile con qualcuno. You know you have to confront a challenge, for example. O sapete che state per affrontare una sfida, una difficoltà. Or you just do it simply because you feel like it. O lo fate solo perché vi va, vi sentite di farlo in quel momento. Yeah. So all you need to do is if you think about, if you do it in relationship to a person or a situation. Quindi se lo fate in relazione ad una persona o ad una situazione. All you need to do is take an object, like basta prendere cushion. Un oggetto come questo cuscino. Very simple. You put it in front of you. Ve lo mettete davanti. Yeah. And you imagine that situation there. E immaginate la situazione nel cuscino. Yeah. And you think about your own side, how you feel in relationship to that situation. E pensate a come vi sentite voi in merito a quella situazione. And you start to walk towards it. E iniziate a camminare verso il cuscino. And you notice. E notate. Yeah. Which part? It's very. If I think about, for example, let me think about something real. If I think about, for example, I am about to go to London on the 25th of November. Okay, voglio pensare ad una situazione reale. Il 25 novembre sto andando a Londra. And I'm gonna go with a group. I'm gonna go and work
with a group that I actually find very loving and very easy. Vi andrò con un gruppo, lavorerò con un gruppo che trovo davvero molto facile, con cui trovo facile lavorare, un gruppo molto caloroso. But sometimes so much ma a volte tutto questo it disturbs me. Mi disturba. Yeah, because there is something that I feel that is not quite right. Perché c'è qualcosa che avverto non proprio giusto. You know, I think è un po' giusto, è un po' something disturbs me. C'è qualcosa che disturba me. I am disturbed. Okay? They are not. Io sono disturbata, loro no. Okay? I am disturbed. Però io sì. So I walk towards this, I think about them. Quindi penso a loro. Yeah, and I'm gonna think about them. Ecco, mentre cammino penso a loro, and I'm gonna notice that, you know, there is something that is very easy about them. Sì, noto che ci sono delle cose molto facili riguardo a loro. That's the primary. Questo è il primario. Very nice, they're gonna welcome me. Mi accetteranno ben volentieri, è tutto bello. But as I do this in my body, I notice that my steps don't want to go further. Ma mentre ragiono su tutto questo, noto il mio corpo e vedo che i piedi non vogliono andare avanti. Yeah. So all you do is you notice what is not going with the main feeling. If you are angry, what's not angry in you? What's different? Which part of your body feels different? Quindi bisogna capire quale parte del corpo è diversa dalla sensazione primaria. Per esempio, se si è molto arrabbiati, notare che cosa c'è invece nel corpo che non è arrabbiato. Quindi now, notare. Once you find it, in my case, is this. I can feel it in my legs. This part of my body goes, and my legs go. Nel mio caso sono le gambe, no? Il resto del corpo che va avanti, ma le gambe sono bloccate. I don't wanna go. Non voglio andare. No? So, you can do different things now. Ora si possono fare una serie di cose. If you like drawing, se ti piace disegnare, you can take a paper and a drawing. Si può prendere un pezzo di carta, un pennarello. And you can draw the feeling. E si può that is different. Disegnare la sensazione, il sentimento che è diverso. That's an option. So if I was to draw my legs, quindi se dovessi disegnare le mie gambe, I would draw like two nails. Disegnerei tipo due chiodi. Like this. Così. Iron. È il ferro. Yeah. So that I could draw that, and then I think, ah, interesting. Poi dico interessante. So, all I show you, do you remember the exercise? All you do is amplify this experience now. You don't criticize it. E quindi adesso non si critica. You don't go, ooh, that's strange. Ma si amplifica. You okay? go, ooh. Si fa, ooh, è strano. So, if I was to go more into my legs. Quindi se devo entrare di più nelle mie gambe. They feel like iron. Sembrano di ferro. And I feel like if I'm going to let the iron and this feeling go all over my body, amplify it, make it whole. E quindi devo amplificare questa sensazione, farlo andare per tutto il corpo. I feel like this. E mi sento così. It looks very weird. E sembra, no, tutto strano. But it's more pleasant for me than this. Però è più piacevole per me questo che non questo. Yeah? So it's very interesting. You go like that? E mi faccio così. So, all you need to do is allow this experience to give you a bit of information. E quindi si permette a questa esperienza di dare più informazioni. It's very interesting. I have a lot of practice. I've been doing this for many years. E faccio questo da molti anni, So I immediately kind of can see that there is one person which I completely forgot in the group. Quindi immediatamente adesso io riesco a vedere che c'è una persona specifica nel gruppo di cui non stavo pensando. That speaks very little always. E che parla anche pochissimo. Yeah. And always comes late. E arriva sempre in ritardo. And always leaves early. E se ne va sempre prima. So, it's not all so good. It's not all so good. E non va bene, non è una cosa buona. So I think now that I've just done this, I hadn't thought about doing it, so it's real for me. So I'm thinking if I go now to London on the 25th. E quindi questo adesso lo sto facendo in questo momento, quindi mi sto rendendo conto adesso, no, che questo è reale. If I really believe in this experience that something is not so good. E quindi se appunto credo in questa esperienza che c'è qualcosa che non va proprio benissimo. Then I think this time when I go I'm not going to be so
E quindi penso questa volta che affronto il viaggio I'm gonna change my style. Non sarò del tutto proprio oh, I'm not gonna be rude, but I'm probably gonna be a bit more serious. Maleducata, però forse sarò un pochino più seria questa volta. A little bit more like that. Un pochino più composta, diciamo. Because I think that's probably gonna help the group to bring in something different. Perché forse questo aiuterà il gruppo a portare qualcosa di diverso, a far entrare qualcosa di diverso. And I'm gonna feel more in congruency with myself. E io mi sentirò più congruente, più coerente con me stessa. Because I feel there is something serious actually happening. I'm a little bit with them. Perché sento che c'è qualcosa di serio qui che sta accadendo, io forse sono un po' troppo un po' così. So that's a way in which you can use it. E quindi questo è un modo che potete usare. But you can also use it to release tension. O si può anche usare per rilasciare la tensione. So you wake up in the morning and you notice tension in your stomach. Quindi ti svegli la mattina e noti di essere teso nello stomaco. You can choose to say I'm gonna marginalize it. Let's keep going. Puoi scegliere di dire ok, no, lo marginalizzo, vado avanti. Via. And then the tension comes by kicking your cat. E poi la tensione torna tirandoti un bel calcio. Or you say to your partner, no! Puoi tirare un calcio al gatto o puoi finire col dire al partner, ehi, no! Or you break a plate. O rompi un piatto. Or something happens. O succede qualcosa. Like that. Dai sfogo a questa tensione. Or you can notice you have tension. Oppure puoi notare che hai tensione. And you can say I'm gonna take 5 minutes to let it out. E ti dici ok, devo prendere 5 minuti per rilasciarlo. I was doing that with you the other day. Ho fatto con te l'altro giorno, no? So if you feel the tension here, you can decide to feel the victim of it. Quindi sentendo la tensione puoi decidere di esserne vittima e and dire then you marginalize it. Lo marginalizzo. Or you can choose to put the tension in a movement. Oppure si può mettere questa tensione in un movimento. Get it out. Fallo uscire. Don't feel the victim of it. Non sentirti vittima. Let the tension push it out. Ma permetti alla tensione di uscire. Muovilo. Have you seen me do that these days all the time because of my throat? Ma l'avete visto fare continuamente, no? Per via del mal di gola. I feel a hand here in my throat. Io sento proprio una mano qui alla gola. That it's grabbing me. Che mi sta afferrando. I have this symptom. Ho questo sintomo. And I sometimes lose my voice. E a volte perdo la voce. Have you noticed what I do when I lose my voice? Avete notato cosa faccio quando perdo la voce? I push. Spingo. I push. E spingo. With my body. Con il corpo. And with my breath and my voice comes back. Con il respiro e poi because la voce mi ritorna. I take the pressure maker and I push it out. Perché prendo questa pressione e e faccio uscire. So you can use it as medicine. Quindi as lo well. Si può usare anche come medicina. Push. Yeah. You feel tension. Senti la any tensione. Type of tension you feel like. Oh, I'm stiff today. Oppure ti senti un po' rigido. Yeah. Sono rigido. Find a way to imagine that the stiffness comes into your hand and you let the hand become really stiff outwards. E trova il modo per far sì che questa rigidità si with concentri nel Woo! Braccio, nella mano, poi con un suono. A few times, yeah? Un paio di volte. Yeah, that's called amplification technique. E questa è una tecnica di amplificazione. Where you don't marginalize the body so much, dove non si marginalizza. And you intervene a little bit to relieve and to have a bigger to expand more, yeah? E trovi il modo per esternare questo, no? Quello che hai è espanderti. Yeah? And sometimes when you are doing it an insight comes up. E a volte quando si fa anche questo, si ha un'introspezione poi. And I tell you it's fun. Ed è divertente. It's much better than to feel like this. È molto meglio che sentirsi così. Yeah? So it's a practice I do it a lot. Ed è un esercizio che faccio molto. I wake up in the morning and I don't just go straight the coffee and this and that. Mi sveglio la mattina, non è che vado subito a farmi il caffè, faccio questo, questo e quell'altro. And I know I don't have kids. E so, ok, non ho figli, vero. But I have many other things. Però ho tante altre cose. Yeah? So when I can, not always. Quindi quando posso, non sempre. I wake up and I notice what's happening and I try to notice if I can. Yeah. Quando mi sveglio, move the tensions, faccio attenzione, so that I'm not the victim of it. E riesco a fare i movimenti in modo tale da non essere vittima delle tensioni. So that then I don't go to somebody else and become the abuser. Così poi non rischio di andare da qualcun altro ed essere diventare io abusiva nei suoi confronti. So it's just amplification technique you can use in relationship to a situation. Quindi è una tecnica di amplificazione better. Che si può usare nei confronti di una situazione. O per sentirsi meglio. Yeah. So that's the
how do you finish the exercise? We have a break, you have a coffee, we come back. Melanie is going to introduce some of the stuff that's going to happen next year. And we are going to complete with some thoughts and kind of a bit of a dialogue around rank, power, and privilege. But short, because I feel energy is now starting to be over. And I think it's no longer quality otherwise. Okay. Yeah, so we've done a lot. It's been amazing. You've been incredible. Just present. Mm-hmm. And when it's time, it's time, it's time. Mm. So we come back, we may finish a bit earlier today. Mm. Quindi adesso facciamo una pausa, i nostri 15 minuti, caffè, quello che è. Poi Melania ci spiegherà quello che faremo l'anno prossimo e poi chiudiamo rapidamente. Move the energy, move the energy. Okay. So we're gonna have a little bit of a surprise. Quindi adesso c'è una sorpresa. Una sorpresa in arrivo. We have an arrival, a new arrival. Un nuovo arrivo.
quindi faremo un deep democracy tour nelle capitali. No, vabbè, tanto lo tengo. Nelle capitali ed ex capitali d'Italia, Roma, Firenze e Torino, e secondo me è un buon segno. Però ancora le date non sono certe, quindi appena facciamo il calendario lo metterò su Facebook, lo manderò in giro in qualche modo. E quindi se avete persone che vogliono supportare in queste città, per favore fatemelo sapere per diffondere queste, e faremo dei workshop di 2-3 giorni e degli incontri aperti, delle presentazioni, seminari. Poi l'8 e il 9 maggio e dal 3 al 6 settembre Anna verrà in una scuola di counseling che si chiama Laughing Trees, di cui Lupanna fa parte, e che saranno l'8 e il 9 maggio sulle relazioni, il process work, l'arte del processo e le relazioni, e sul lago Trasimeno, mentre invece dal 3 al 6 settembre sarà un leadership training, un intensivo vicino al mare in un campeggio bellissimo nel sud della Toscana, in Maremma. Quindi detto questo, ci sono delle due cose che vorremmo proporre a questo gruppo da casa, a tutto il mondo, che sono: se Anna potrebbe venire una delle due volte, o a maggio o a settembre, dato che è in Italia, per condividere le spese di viaggio, potrebbe tornare qui in Puglia e fare un altro workshop tipo quello che abbiamo fatto adesso. E continuare, quindi approfondire alcuni temi. Quindi ho preparato due fogli. In questo foglio c'è scritto, se vi interessa la cosa, di scrivere la vostra mail, se preferite maggio o settembre, e un tema che vi è piaciuto e che vi piacerebbe approfondire, in modo che noi ci possiamo fare un'idea. Questo è giusto per ora, però per raccogliere possibili adesioni. Un'altra cosa, che è il passo ancora successivo, ma non significa che, cioè, le due cose possono andare contemporaneamente, è un training più a lungo termine sulla facilitazione, che quindi sarebbe una cosa di 1 o 2 anni, ok? Quindi con Anna, forse con qualche altro formatore, e questa è una cosa che stiamo elaborando. Ma siccome noi abbiamo bisogno anche di capire che tipo di energie ci sono per far sì che questa cosa parta, e parlo di energie fisiche, economiche, proprio di impegno da parte delle persone, anche qui ho messo una lista di mail, quindi chi di questo gruppo fosse interessato, io attacco questi cartelli qui o di là, in modo che poi alla fine, se volete lasciare i vostri contatti qui, o da casa potete scrivere su Facebook o mandare una mail a comunicazione, in modo che noi sappiamo su per giù, già ci facciamo un'idea di questo gruppo, chi potrebbe essere interessato, ok? Che non è un impegno che firmate con il sangue, ma per avere un'idea adesso del feedback. A noi ci serve anche come feedback da questo gruppo, vale? Okay. Do you want to add something? Yes, I want to add something before Melania sits down. So I want to appreciate her. Voglio apprezzato Melania. I feel that she's becoming an entrepreneur of this type of methodology in Italy. Perché credo che stia diventando un'imprenditrice di questa metodologia qui in Italia. And I'm very aware that she's been going around already bringing aspects of the methodology, and I've had the pleasure of having Melania in some of other workshops of mine. So come va in giro per poter apprendere la metodologia e riportarla, l'ho avuto anche il piacere di averla in alcuni dei miei workshop fuori. So, in some of the next modules that, thanks to her, I'll be here because of her. E quindi io sarò qui per presentare altri moduli, grazie a lei, in effetti, sarò qui in Italia. You probably will see Melania at different stages sharing the teaching space a little bit with me. E quindi vedrete probabilmente Melania in altre fasi che condividerà questo spazio di insegnamento insieme a me. Because that's how I want to support her to step into her leadership, and because I know that she's ready to start to bring some things as well. E in questo modo io sostengo anche lei nell'entrare nella leadership, perché so che è pronta e che può portare avanti questo. So concetto. I just want to thank her for that, and I really want to encourage you, if she keeps doing different things in Italy, to come.
E quindi vi incoraggio davvero che quando lei organizza cose in giro per l'Italia di essere presenti. Because she does understand process work. Perché questo è il modo di comprendere, comprende l'arte del processo. Of course there is growth. Chiaramente c'è crescita. Yeah. But there is already a lot of understanding in you. Ma hai già molta comprensione dell'arte del processo. And I really want to encourage you to go for it and hopefully we'll share a space together. E ti incoraggio di andare avanti e spero presto potremo condividere uno spazio insieme. Yeah, absolutely, it'll be a pleasure. I really wouldn't be here if it wasn't for her. E non sarei qui se non fosse per lei. Ci tengo a ribadirlo. Grazie, Melania. Yeah. No way. Quindi per me oggi è stata un'emozione fortissima durante il processo di gruppo e dopo nell'elaborazione mi veniva da piangere perché è come un sogno per me, no? È una cosa che io avevo visto anni fa e vederla qui di nuovo finalmente è per me veramente un sogno che si realizza. Quindi grazie. What kind of group are we compared to the English group? You're different. Siete diversi. But we're not like all sweetie and kissy and stuff like. You have a different style of showing care. Avete uno stile diverso nel modo in cui mostrate il vostro amore. A style that works for me. Ed è uno stile che mi si confà, mi ci ritrovo. I am very tactile. Mi piace molto il tatto, no? Yeah. But I have also had to learn to be different in different groups. Ma devo anche imparare ad essere diversa in base ai gruppi. And also I think Latino countries. Penso anche che i paesi latini have some gifts. Hanno dei doni. And some shadows. E hanno anche delle ombre. Like me. Come me. And northern countries have some gifts and some shadows. Yeah, i paesi nordici hanno doni e ombre. So it's difficult to compare. È difficile fare un paragone. You certainly are very different than when I work in China. Certamente siete molto diversi dai gruppi in Cina. That's very different. È molto diverso. Or when I work with the Black American community and the Latino community and the Caucasian community in the States. Quando lavoro negli Stati Uniti con le comunità nativo-americane o afroamericani, insomma, sono realtà molto diverse. But I think for me the most important thing to say is I just want to say thank you for your welcoming. Ma davvero voglio ringraziarvi per come mi avete accolta, davvero. And I guess that's why I felt also so emotional before. I just noticed when Melania was talking. Ho notato anche prima quando Melania parlava di come tutte queste emozioni in me. Because I feel like when I do this work I learn so much, you know. It's not just being in this role of teaching. Perché quando faccio questi lavori in realtà apprendo anche molto, non è solo una questione di insegnamento, ma imparo anche. And I think the thing that I am still I think the thing that I learned the most is to deeply love life. E la cosa credo che poi in realtà imparo di più è come amare profondamente la vita. No, I'm still in the path of learning to love deeply. Sono ancora nel sentiero, nel percorso di imparare ad amare profondamente. Not in this way. Non in questo modo. Yeah. So I feel like this work is constantly teaching me to do that. E quindi sento che questo lavoro me lo insegna costantemente. I need less therapy because of being here with you this week. E ho bisogno di meno terapia grazie al fatto di aver passato questa settimana con voi. So thank you so much. Quindi vi ringrazio molto. Really. Davvero molto. So, I think we are going to
complete, there was a subject that I find very, very important in working with groups, which is the distribution of rank, power and privilege. La distribuzione, but we're going to leave that for another time. La distribuzione di rango, potere e privilegio per me è un argomento in realtà molto importante, trovo importante quando lavoro con i gruppi, però credo che lo lascerò per un altro evento. I'm going to come back and it's one of the topics I'll bring back. Tanto tornerò e sarà uno degli argomenti che porterò quando tornerò. I'm very aware that Melania has introduced that topic at different times. So che è stato presentato l'argomento in varie situazioni, in vari momenti. But I just feel it's too much. Ma sento che sarebbe troppo. It's a very exciting topic because it came up here. È un argomento molto entusiasmante in realtà, e l'abbiamo visto anche in atto prima. Because most of us are very unconscious of our privilege. Perché molti di noi siamo inconsapevoli dei nostri privilegi. And we usually feel that others have more privilege than us. Ci sentiamo che gli altri hanno più privilegi di noi. So is it the kind of topic that supports you to feel empowered? Quindi è un tipo di argomento che ti sostiene nel sentirti sostenuto nel potere, nella potenza. So I'm very excited that next time I come I'll bring it. Sono contenta di portare questo argomento la prossima volta quando torno. And I want to honor my teachers. E voglio onorare i miei insegnanti. I want to honor Arnold Mindell. Arnold Mindell. Arnold Mindell is the one with Amy Mindell, but especially Arnold began with it, that birthed process work into the world. Perché Arnold Mindell è proprio colui che ha dato l'origine all'arte del processo nel mondo. He was a quantum physician. Era un fisico quantistico. And then he became a Jungian psychoanalyst in Zurich. E poi è diventato uno psicoanalista junghiano. In Zurich. E a Zurigo. And then he started to develop process work. E poi ha iniziato a sviluppare l'arte del processo. And then when he started to develop process work, e quando ha iniziato a sviluppare l'arte del processo, the Jungian psychoanalyst team in Zurich decided that it was not quite Jungian enough. La squadra di psicoanalisti junghiani hanno deciso che non era proprio in linea, diciamo che si sono divisi. And then about 15, I think 20 years later, they came back together. E poi, dopo circa 15, credo 20 anni, si sono riuniti. No. And so he's, you know, he was an amazing with Amy Mindell and other people like Max Schuppa, another of my teachers. Insieme ad Amy Mindell e con un altro dei miei insegnanti, Max Schuppa. Max Schuppel. There is a woman that her name is called Jan Dworkin. Jan Dworkin. She was another of my teachers, and it's just I am here because of them. È stata un'altra delle mie insegnanti e ripeto, voglio onorarli perché io in realtà sono qui grazie a loro. So I think it's important to remember where we come from. Credo che sia importante ricordare da dove veniamo. And I really hope that after this weekend, you know, you walk the next few days. Not so fast. E spero che dopo questo fine settimana potrete camminare nei prossimi giorni non troppo rapidamente, no? I'm not talking about not doing things fast if you need to. Non sto parlando del fatto di non fare le cose velocemente se avete bisogno di farlo. But I'm talking about internal awareness. Parlo di consapevolezza interiore. That you start to notice a bit more your interrelationship to the field and to people. Che iniziate a notare maggiormente la vostra relazione, interrelazione con il campo e con le persone. And maybe you practice some of the homework. E forse farete anche un po' i compiti che vi ho dato. Maybe. Forse. So it's been a pleasure. Mi è stato davvero un piacere. Yeah, it's been a real, real pleasure for me. And somehow I feel at home. Mi sento in qualche modo a casa. È stato davvero, davvero un piacere essere qui. Thank you so much. Vi ringrazio molto. And last but not least, da ultimo, ma non meno importante, I want to appreciate this lovely lady.
Thank you. It takes a lot to do what she's done. Richiede molto impegno fare quello che ha fatto. Maybe Jenny, can you translate? It takes a lot to do what she's done. Grazie tantissimo per aver fatto quello che ha fatto. She's gone through lots of emotions herself. Ha passato anche lei attraverso tantissime emozioni. And she's had to put them aside. E ha dovuto metterle da parte. So that she could stay present with me. Per riuscire a rimanere presente insieme a me. So I'm very grateful. Thank you. Quindi sono davvero tanto Thank you. And yeah, it's an amazing. You've done incredible work. Thank you. È stata davvero fantastica e ha fatto un lavoro davvero. And I want to appreciate the technicians. Voglio apprezzare i tecnici. That are in the back. And I'm just very aware, I don't know if you've noticed, that our technician has changed. So I want to appreciate him, even though he's not here. His father had a heart attack. And he's with his father right now, so we just want to consciously send him our support to him and his family and those around. Yeah. And thank you for everybody in the streaming. I'm sure you've had lots of feelings and thoughts and emotions. Sono sicura che avete avuto tutti tanti sentimenti, emozioni e pensieri. And I want to thank you for holding the space from your home. E voglio ringraziarvi per aver mantenuto questo spazio a casa vostra. So thank you, and we complete here. And thank you for the clowning. Dire che è una tecnica che si chiama social clown e noi facciamo parte di un gruppo che si chiama Naso Naso, che è nato proprio qui in Puglia e niente, una tecnica pensata per situazioni come queste, per restituire in un altro modo tutto quello che è stato condiviso in un gruppo. Questo. Sì, rinfrescare l'energia. Sì, tante cose che immagino insomma si possano anche intuire una volta che uno l'ha visto, perché quando noi lo raccontiamo facciamo sempre molta fatica a spiegare che cos'è, però quando poi uno l'ha visto credo che insomma capisce le tante cose che vengono fuori da un'azione di questo tipo. And I imagine you use it for social issues as well. Sì, lo usiamo in tanti contesti, in tutti i contesti in cui c'è un gruppo di persone che si ritrova per un insegnamento che può essere puramente cognitivo o anche invece un'esperienza molto più interiore, però sappiamo che anche un insegnamento puramente cognitivo nasconde un sacco di roba invece invisibile, emozionale, quegli elefanti, no? Per cui noi cerchiamo di parlare degli elefanti invisibili o di raccontare quello che si è mosso anche a livello interiore, oppure come in questo caso di rinfrescare l'energia e ricordarci tutti insieme che cose che sono successe e mettendo in... noi seguiamo un'improvvisazione, un flusso, formando delle immagini, magari ognuno di noi, di voi che guarda vede delle cose che ricordano, no? Emozioni o qualcosa che è accaduto del quale magari noi mentre lo facciamo non siamo consapevoli. È un entrare in uno spirito comune con insomma questa piccola maschera che ci permette di trasformare giocando. Thank you. Grazie. So let's take a moment to stand up. Quindi possiamo stare in piedi. And we are gonna hold hands. Ci teniamo per mano. And just take a moment to look around in silence and notice if we see each other in a fuller manner. Prendiamo un attimo per guardarci intorno e notare se ci vediamo in un modo più pieno.
Take a moment to close your eyes. Prendiamo un momento per chiudere gli occhi. Just put your attention in the contact that you have in your hands. Mettete l'attenzione nel contatto che avete tenendoci per mano. And also notice the contact of your feet with the ground with the earth. È il contatto dei piedi con il terreno con la terra. Human contact, nature's contact. Contatto umano, contatto con la natura. And just for a moment, also notice the contact with the invisible and the mysterious. E notate anche il contatto con l'invisibile e il misterioso. The mystery of this life. Il mistero di questa vita. And we complete with an invocation. E finiamo con un'invocazione. May the work and the exploration that we have gone through. Che il lavoro e l'esplorazione che abbiamo fatto. The learning. L'apprendimento. The exchange. Lo scambio. The collaboration. La collaborazione. May it be for the benefit of the many. Che possa essere per il beneficio dei molti. For the benefit of the earth. Per il beneficio della terra. For those that came before us. Per coloro che sono venuti prima di noi. And for those that will come after us. E per coloro che verranno dopo di noi. Thank you. Grazie. Thank you everybody. Grazie ancora a tutti. Have a wonderful evening. Vi auguro una bellissima serata. And feel free to hug people or touch people if it feels appropriate to say goodbye. E sentitevi liberi di abbracciare le persone o toccarle se vi sembra per salutarle. Only if it feels right. Ma solo se sembra appropriato, yeah. Giusto. And hopefully I'll see you next time. E spero di rivedervi tutti la prossima volta. Thank you, Melania. Grazie, Melania. Oh.